non riesco, non è possibile, non può succedere a me una cosa del genere. È una cosa tipica, normale. Sempre sti cazzo d'aerei, è qualcosa di incredibile. Si va a Berlino, andiamo a Berlino, ma perché andiamo a Berlino? Perché è successo di nuovo. Seconda giornata consecutiva. Ma qualcosa di incredibile, ragazzi. Ne parliamo dopo la sigla perché me faccio paura da solo. Vai. L'intercessione divina, Gesù, la Madonna, non lo so quello che non è possibile. Ciao, bella a tutti da me. Siamo tornati con questo nuovo video, ma ragazzi, prima di continuare, scaricate tramite il link in descrizione OneFootball, la mia applicazione preferita, gratuita, ma soprattutto di riferimento per seguire il mondo del calcio a 360 gradi. Ve lo ricordo, disponibile sia per iOS sia per Android. Ma detto questo, ragazzi, i risultati del fantacalcio di questa settimana. Il Gabone ha fatto un partitone di quelli esagerati, non ho sbagliato praticamente niente. Chiavo Veronica, la mia squadra, giocava contro Delfini Zellosi. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo in questa sfida. Non lo so, non c'ho parole. Cominciamo dalla sua formazione, anzi dalla loro formazione, perché come avrete già capito, ovviamente se avete già guardato il video cufata in cui dissi e fu così che Immobile fece tripletta, giocavo contro Delfini Zellosi, che è una squadra mista fatta da Peppone Culone e Armando Fact. L'anno scorso erano Peppone Culone e Delfini Curiosi, hanno fatto la fusione ed è uscito fuori questo. Skorupski in porta. Ma è partita una sputacchia, ma ormai credo che siate abituati. Skorupski in porta. Ragazzi miei, ha preso 6, ma ha subito gol ed è stato ammonito, quindi 4,5 totale. Koulibaly, voto 6,5, un'ottima prestazione. Rodriguez, voto 6. Hetebur non ha giocato, che gli è entrato? Gli è entrato Lirola, che ha preso 6. Ma andiamo avanti perché Gerson gli ha preso un bel 6. Stulaz ha preso 5, 5,5 più ammonizione, voto 5. Poi c'è Ramirez che ha preso un bel 7,5, perché ha preso 6,5 ma ha fornito anche un bel assist. Federico Chiesa prende 5,5 perché era 6 ma è stato ammonito. Musa Barro prende 6 perché non ha fatto gol. Caprari, quando ho visto il gol di Caprari dico, oh, ma proprio contro di me Caprari doveva buttarla dentro? Non me posso lamentare. 7 più 3, 10 e Ciro Immobile, la gufata del secolo, ma sinceramente non me lo aspettavo, pensavo che contro l'Empoli una tripletta sarebbe stata il minimo. Ha preso 5,5. Formazione del Gabbone. Ragazzi, è un qualcosa di esagerato. Marchetti 6, ma soprattutto dovevo scegliere tra Marchetti e Gollini, portiere dell'Atalanta che ha preso 2 gol, che alla fine in totale mi ha preso 4,5. Ho scelto Marchetti, che non mi ha preso gol, è stato ammonito e quindi da 6 ha preso 5,5. Nkulu! L'ha preso incredibile, ha preso 6,5. E poi qua, come al solito, i classici problemi di turnover del Gabbone. Fazio veniva portato titolare fino all'ultimo. Non si sa perché Di Francesco, invece che tenere fermo Manolas, ha deciso di tenere fermo Fazio. Quindi non ha giocato. Sempre, è incredibile. Poi io non registro, io registro mezz'ora al giorno. In quella mezz'ora passano tutti gli aerei. Poi basta, si fermano. Non si sa per quale motivo. Dicevo, per fortuna mi è, tra virgolette, per fortuna mi è entrato Samir dell'Udinese, che ha preso 5,5. Quindi diciamo, non una prestazione poi così eclatante. Ma pure Tonelli. Mi è entrato Palomino, che ieri sera all'inizio stava a giocare bene. Poi ovviamente quando ha cominciato a prendere gol, essendo un difensore, se subisci i gol, il voto si abbassa, quindi mi ha preso un bella sto giro 5, perché poi nel complesso è stato insomma un punteggio abbastanza gonfio. Detto questo, a centrocampo c'avevo l'imbarazzo della scelta questa settimana,
Soriano mi ha preso 7 perché era 6 e mezzo, ha fatto assist ma è stato ammonito. Veramente un'ottima prestazione. Matuidi quando gioca titolare è una garanzia. Spero che Allegri non si metta a metterlo in panchina, perché insomma è un giocatore su cui punto particolarmente. Veretout, chiamatelo come vi pare, con la Fiorentina alla fine mi ha preso un bel 6 e mezzo. Sicuramente un'ottima prestazione di un ottimo centrocampista che spero quest'anno mi farà fare qualche bel bonus. Che sì, più no che sì, più sì che sì, perché comunque mi ha preso 7, ha fatto un assist ma è stato ammonito, quindi 6 e mezzo più assist meno ammonizione più 0,5 diventa 7. E qui la nota, come si dice, eccitante della situazione, perché ho scelto Piątek, chiamatelo come vi pare, giocatore del Genoa che mi ha fatto il quarto gol addirittura in 3 partite e mi regala un bel 10 totale in pagella. Poi abbiamo Arek Milik, che alla fine comunque ragazzi è il mio top player di fiducia. Devo sempre scegliere se mette lui o Mertens, perché ovviamente Ancelotti o fa giocare uno o fa giocare l'altro. E devo dire che a sto giro Milik veniva comunque portato più probabilmente titolare e alla fine ha fatto giocare Mertens. Mi sono un po' mangiato le manine lì per lì. Poi quando ho visto che Mertens non ha fatto tutto sto granché, è entrato Milik e ha fatto assist, mi è partita l'eccitazione. Detto questo, da 6 e mezzo è diventato 7 e mezzo proprio per l'assist fornito a Insigne. E poi Quagliarella. E poi Quagliarella che mi ha preso un 7 e mezzo ma ha fatto un gol e un assist e quindi in totale diventa 11 e mezzo. Vi devo dire una cosa perché ci ho pensato. Vi ricordate che io ho scambiato Mandzukic con Zaza in extremis? Non mi ricordo se era appena iniziato il campionato o ancora doveva cominciare. Ho fatto una mezza cazzata e lo ammetto, ma qualora ce lo avessi avuto, molto probabilmente questa settimana non avrei fatto giocare uno tra Piątek e Quagliarella. Mandzukic non ha segnato e quindi avrei perso un bel bonus. E vabbè, insomma, quindi è andata abbastanza benino. Ma ragazzi, la mia panchina non è che era poi così da meno. Brozovic a parte che vabbè, 4 e mezzo non si può guardare, ma Barella mi ha lanciato segnali positivi. 7 e mezzo senza aver fatto gol o assist, ovviamente perché lo tenevo in panchina. Se lo mettevo titolare, espulsione diretta e autogol molto probabilmente. E va bene così, ma comunque anche segnali incoraggianti e positivi da Pavoletti, che mi ha preso un bel 6 e mezzo. E quindi insomma nel complesso sono contentissimo di questa prestazione, perché batto Delfini Zellosi 3-1. E adesso vi faccio vedere la classifica, perché il Gabbone, questo è un miracolo, un qualcosa che non si vedeva da una vita. Io che non vincevo al fantacalcio da una vita, addirittura vinco 2 partite consecutive, rimetto in piedi e risistemo una classifica, ma a livelli esagerati. E il Tavernello, che se non mi sbaglio è quello con cui ci ho perso per un punto alla prima giornata, 10 punti. Avessimo pareggiato, perché io se non sbaglio avevo fatto 65 col 66, 2 punti in meno a lui, 1 punto in più a me, saremmo stati a pari punti, appaiati a 8, primi in classifica. Vabbè, ma quelli sono altri discorsi. Quindi il Tavernello 10, Chiavo Veronica, io, il Gabbone, incredibile, 7 punti, Sporting Goal 7 punti, Sick Wolf 6 punti, Total Fred 5, Team Culo, bene, 5, che non sta tinculando poi così tanto, ma potrebbe riprendersi. Atletico Van Gouf 4, All Scars 4, Los Pollos Gladiators 4, Los Pollos, scusate, Gladiators 4, Delfini Zellosi rimane a 1 punto in classifica. Ma c'è una cosa importante da dire: se andiamo a guardare la classifica totale, allora 2,98, io sono il migliore di punteggio totale. Sono passato ad essere dal peggiore in assoluto al migliore in assoluto. 2 prestazioni le ultime che mi regalano un secondo posto in classifica, rispettivamente oggi 78 e mezzo, anzi 2 settimane fa 86 e mezzo. Quindi veramente delle prestazioni esagerate. Ma io adesso vi chiedo: dove arriverò secondo voi a questo fantacalcio degli youtubers? Perché insomma siamo appena alla 4ª giornata, c'è ancora tanto da pedalare e non so quello che potrebbe succedere. Ma lo chiedo a voi nei commenti, fatemelo sapere, vi lascio anche il sondaggio di qua in alto a destra. Voglio sapere voi che cosa ne pensate, quanto mi classificherò a questo fantacalcio degli youtubers. Detto questo, se vi è piaciuto questo video e se volete nuovi aggiornamenti per il mio fantacalcio, lasciate un bel mi piace e arriveranno tanti nuovi contenuti. Commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto.
Vi ricordo di passare tramite il link in descrizione e di scaricare OneFootball, la mia applicazione preferita, gratuita di riferimento, per seguire il mondo del calcio. Mi sta venendo una vampata di quelle, non lo so, tipo da de donna in menopausa, ma va bene così. E niente, quindi vabbè, scaricate OneFootball, l'applicazione, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Ripeto, se volete tanti nuovi aggiornamenti, un mi piace su questo video. No, non lo dico, meglio che non lo dico. Alla prossima, buonasera, ciao.